Quante volte viene richiesto ad un atleta di essere più veloce nel rientrare con un colpo dopo un attacco dell'avversario? Quel colpo che per pochi millisecondi potrebbe fare decisamente la differenza. Spesso lo si chiede banalmente, urlando al proprio atleta di essere più veloce. Ma quali sono i fattori che determinano la riuscita o meno di un'azione di rimessa o di anticipo durante un combattimento? Indiscutibilmente tra quelli più facilmente allenabili troviamo le abilità tecnico-tattiche e le abilità neuromuscolari, legate alla capacità di reclutamento delle fibre a contrazione rapida. Ma non solo, perché a contribuire sarà anche la velocità di conduzione dello stimolo nervoso, noto anche come tempo latente di reazione motoria, che avviene attraverso un treno di informazioni applicato in una forbice tra i 190 e i 700 millisecondi circa, e lo fa in rapporto alle alternative stimolo-risposta. Questa parte dell'azione nascosta è suddivisa in una fase di percezione del segnale, che nel pugilato si verifica attraverso uno stimolo di carattere visivo, che verrà poi successivamente seguita da un'elaborazione della risposta, scegliendola ed eseguendola in relazione al bagaglio di esperienze motorie dell'atleta. Esistono però anche dei fattori genetici che sono coinvolti in una risposta motoria determinata da uno stimolo esterno, e di questi fattori fa parte il corredo genetico legato alla composizione del muscolo e del numero di fast twitch, conosciute anche come fibre bianche o di tipo 2X. E dopo questa breve analisi di elaborazione intrinseca arriverà la vera e propria risposta motoria, che si ricollega a quelli che precedentemente abbiamo visto come i fattori allenabili. Tutti questi fattori messi insieme formano il tempo totale di reazione motoria. Esistono quindi diversi modi per ridurre il più possibile questo tempo totale, e ad oggi gli allenatori dispongono di numerosi mezzi e metodi per ricercare una diminuzione in termini di tempo. Ma oltre a quelli tradizionali di cui si può beneficiare, ne esistono anche degli altri che vengono proposti con l'ausilio di strumenti innovativi, come ad esempio utilizzando le Sportlight, che con la loro tecnologia a luci LED possono fornire una serie di stimoli dal più semplice al più complesso. Stimoli che sono facilmente adattabili a molti sport, tra cui appunto gli sport da combattimento. Infatti, il loro software dispone di diversi parametri completamente regolabili e quindi totalmente su misura dell'obiettivo allenante che si vuole ottenere nella sessione, che non sarà necessariamente solo di tipo coordinativo, ma anche di carattere metabolico, grazie alla possibilità di inserire innumerevoli variabili in termini di frequenza delle singole azioni, andando quindi a poter determinare il volume e la densità dello stimolo che si vuole offrire al proprio atleta. Inoltre, il feedback immediato fornito da Sportlight durante la sessione stimolerà l'atleta a ricercare ad ogni azione la massima velocità, oltre a mantenerlo obbligatoriamente concentrato per tutto il set stabilito. Ed è proprio grazie al feedback che verranno contestualmente coinvolti alcuni processi motivazionali, che mai come in questo periodo storico serviranno a tenere alta la voglia e la volontà dell'atleta di allenarsi. A presto!